Grande Fratello VIP, concorrenti penalizzati, colpa di Malgioglio?. Cristiano Malgioglio, guai in vista per i concorrenti del GF VIP. La scorsa puntata del Grande Fratello VIP non si è rivelata essere un appuntamento facile per i concorrenti della casa più spiata d'Italia. Questa mattina, i partecipanti del reality pensavano di aver finalmente trovato la calma dopo la tempesta, ma così non è stato. Il budget settimanale, che solitamente si aggira intorno ai 240 euro, ha subito una penalizzazione. Durante questi giorni, avranno a disposizione soltanto 200 euro. Il motivo? Cristiano Malgioglio. O meglio, la motivazione di tale punizione si cela dietro un'azione compiuta dal paroliere di Mina, ma procediamo con calma. Durante la scorsa diretta del Grande Fratello VIP, Ilary Blasi aveva ordinato ai concorrenti di restare immobili, era scattato il famoso freeze. Tutti, tranne Cristiano Malgioglio, hanno eseguito i comandi dati dalla conduttrice romana, per questo motivo la produzione del reality ha deciso di porre una penalizzazione sul budget settimanale dei VIP. Questi 7 giorni saranno ancora più difficili per i concorrenti della casa più spiata d'Italia. Oltre a dover sperare che Aida Jespica non lasci il gioco, è tra i VIP in nomination, dovranno anche farsi bastare il budget dimezzato di questa settimana. Per la serie, il buongiorno si vede dal mattino. Grande Fratello VIP, Cristiano Malgioglio danneggia i suoi compagni. Giornate non facili per il paroliere di Mina, che qualche giorno prima della scorsa diretta con Ilary Blasi aveva anche litigato con Simone Izzo rendendo l'eliminazione dell'attrice quasi una liberazione per quest'ultima. Il clima all'interno del GF VIP non è dei migliori. I concorrenti sembrano essere divisi in due gruppi, uno capitanato da Cristiano Malgioglio, che vede i VIP adulti, e l'altro vede i personaggi più giovani prendere il sopravvento. Secondo il televoto lanciato dalla conduttrice, le preferenze del pubblico del GF VIP sembrano essere quasi esclusivamente verso il secondo gruppo citato, anche se Cristiano Malgioglio continua a essere uno dei concorrenti più forti di questa seconda edizione del programma dedicato ai personaggi appartenenti al mondo dell'arte e dello spettacolo italiano. Dopo la penalizzazione subita a causa del paroliere di Mina, gli altri concorrenti potrebbero decidere di vendicarsi scegliendo di mandare il cantante in nomination la prossima settimana. Anche se, pienamente consapevoli della popolarità riscossa da Cristiano tra il pubblico da casa, potrebbero scegliere di fare dietro fronte e ignorare la faccenda. I VIP della casa sceglieranno di seguire la ragione o l'istinto? Non ci resta che attendere il prossimo appuntamento con Ilary Blasi per saperne di più.